Oggi andiamo a Countdown, che sarebbe il supermercato più utilizzato dai neozelandesi. Ok, il sole dovrebbe essere già pronta, pioviscola un pochino, non è il massimo, però vabbè, andiamo. Sorry, are you ready? Hello! Così lontano il Countdown, molto vicino. Dobbiamo attraversare sta strada. Eccola qua. Ready? Go! Eccoci qua. Facciamo un breve riassunto. Sei qui. Eccoci qua. Attraversiamo. E praticamente abitiamo in questa strada dove ci sono soltanto concessionari Honda, Renault, Mitsubishi, Suzuki. Siamo arrivati al semaforo. Come potete vedere c'è sempre posto dove la bici si può fermare e io andrò a passare lì dentro. Ok, quindi questo odio la GoPro che mi cambia dagli FPS ogni 3 secondi. Questo è a cagare. Eccolo. 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 E ecco che si rigira. Perfetto. Qui manco ti considerano, guardano a monculiterno. Siamo praticamente arrivati. Cattiva, metto il piede, segnalare dove vado. Eccolo qua, il Countdown, il nostro fantastico supermercato, che non è quello che costa meno di tutti, eh. Adesso sorry, parcheggerà qua e io vado a prendermi il mio carrello. Poi i carrelli sono un po' diversi, sono quelli alti e quelli bassi. Questi sono quelli bassi, alti, poi ci sono i bassi. Let's go. Prendere, oh, prendere i pomodori, che si costano $2 al chilo. 1,77 è 1 euro, quindi un poco meno di 1 euro. Vediamo se oggi la GoPro non si blocca, eh. Pane oggi quanto? How much today? $2. Questo qua, che è questo che ci piace tanto, quindi meno, poco più di 1 euro, 1,10 euro, 1,20 euro. Adesso sta 1,68 il cambio, 1 euro, 1,68 dollari. Poi abbiamo pomegranate, ma non ci interessa oggi. Scatolette di pomodori 4,50, però non sono buoni come i nostri. So we take mushroom, prendiamo il funghi, come potete vedere, tipo il cavolo, no, il peperone 1,50. Ecco, questi costicchiano 400 grammi, 4,50, quindi sono quasi 3 euro. Kiwi è l'unica cosa che conviene qua, sono buonissimi e costano veramente poco. Cioè sono molto dolci, cosa che in Italia non accade, a meno che non li importiate da Kiwiland. Qui abbiamo i limoni che costano $3. Queste sono le cipolle, quindi quasi 2 euro al chilo.
posso andare a rata. Vi metto il prezzo da sotto, equivalente di how much is it? $3 al chilo. We can take some food over there. Andiamo a prenderci un po' da mangiare. Qui c'è l'angolo formaggi, ma costano un rene, alcuni non sono nemmeno veri. Vi farò vedere la mozzarella, la vera mozzarella loro. Che disastro. Qui abbiamo un alcol vinile, cioè enorme. Cioè, sono quattro corsie, per farvi rendere conto che qua bevono da fare schifo. Cioè vendono i pacchi di Heineken a 24 o anche di più. Insomma, bevono tanto qua, vedete tutti i pacchi grossi, enormi. Io non bevo, però qua se volete bere, mi raccomando, portate la carta d'identità, altrimenti siete fottuti. Abbiamo l'angolo sushi, sashimi. Oh, guarda cosa c'è. Milk Kohi. Dragon sushi, $8, non male. Questo è quello che cucina a dove lavora lei. Andiamo avanti, che oggi possiamo assaggiare un sacco di cibo. Oh, you wanna try? That one. Andiamo a provare altre cose. She take the egg for $20. 20. $6.20. Ora vi faccio vedere la pizza. Questa vera pizza, vera pizza. Ho anche un'altra pizza. Guardate che roba. Se voi sembra pizza, ho anche la base per la pizza, che è una piadina, non è pizza. Piadina pizza. Qui c'è una roba assurda, ragazzi. Cioè, Da Vinci pizza. Ma che è? Piadina. Ci sono i pai. Eccoli qua, i pai. Mamma mia. Tutto mamma mia. Poi qui i salami. Cioè, guardate il salame. Costi non proibitivi, però non è roba buona. Poi panetti di formaggio, purtroppo devo comprare questi per sopravvivere, perché costano il giusto, tipo $8, 3-4 euro un chilo, però non è minimamente paragonabile al formaggio nostro. Poi c'è sta cavolo di roba, dai, sottilette. Però vi volevo far vedere il mozzarella cheese, ragazzi. Torniamo da soli, andiamo, se la troviamo. Il mare qua sembra un'impresa. Qui c'è tutto l'angolo bottiglie, un ganzo qui che puoi prenderti i cereali per conto tuo. Vedete? Almond, nocciole, nuts, raw nuts, noccioline, dei pesi e li prendi e li porti via. Bello, no? Banane, tutto. Notevole, no? Qui le caramelle, i dolcetti. Qua non lo so. Comunque trovo molto difficile fare video qua, perché c'è molto personale che mi guarda e ne vorrei far vedere. Oh, sorry. Ho trovato il salmone, un pezzo di salmone da 100 grammi, solo $9. Diciamo così così, però non so la qualità. Infatti in base alla qualità il prezzo cambia. Questo costa 30-16. Così così. Sorry, mi ha chiamato perché vuole far vedere qualcosa di italiano veramente eccezionale. Allora, voglio far vedere che qua vendono il pesto. Fa schifo. Ragueto. Ecco, questi fanno schifo, letteralmente schifo. Guardate qua. Allora, questo cos'è? Vedete, a volte fanno i prezzi ridotti. Questa è l'unica cosa positiva.
che in Italia non esiste molto, perché è comunque roba che va male, però la carne è quello che è. La pasta 1,70 euro, non è la stessa, però va bene. E niente. Abbiamo speso... Sorry, how much we spent? How much we spent? Quanto abbiamo speso? $70, che vi farò sapere dopo quanto sono. Questo era il countdown di Green Lane. E da questo video è tutto. Sorry, it's opposite. Oh!